proiettiamo l'ombra ed è proprio quest'ombra che poi ci porta magari a rapporti da cui non possiamo più uscire perché siamo legati a doppio filo. Quello che quindi mi ha colpito è il fatto di poter fare poesia con le ombre, per cui utilizzare quello che i pazienti psichiatrici, cronici, proprio che frequentano un centro diurno proprio per continuare ad essere, diciamo, cioè a lavorare, a stimolare le loro parti relazionali, quindi proprio con una sorta di riabilitazione continua per poter vivere nella società, quello che possono fare è lavorare con le ombre, perché loro nell'ombra ci stanno da sempre, che poi vengano sedati e quindi in qualche modo l'ombra a volte sembra meno intensa, ma le voci che li agitano, ecco, possono trovare un senso proprio grazie a un continuo lavoro di riconoscimento per quanto si possa, perché mentre noi neurotici qua, tutti presenti in sala, no, abbiamo magari la possibilità di, comuni neurotici, siamo tutti, fondamentalmente, abbiamo la possibilità di parlare con queste ombre e di riconoscerle comunque come qualcosa che è e non è in noi, no? Ogni voce. Pazienti psichiatrici, schizofrenici, per esempio, no, c'è una bella poesia, ad esempio, che parla dell'altro in sé, della voce, adesso non mi ricordo il titolo, ma poi magari quella che dice, no, io non sono lui, sì, poi lo È vediamo. uno sdoppiamento della personalità dell'individuo, lui fa che ha questo problema. Che chi vive in un limbo di spersonalizzazione non può che annaspare in un linguaggio banale, ripetitivo e privo di sorprese, ma quindi riuscire a farne invece una parola diversa. Un'altra cosa sull'ombra, poi magari, cioè io appunto ho preso i miei appunti, ma mi piacerebbe poi ascoltare anche gli altri, al limite dopo aggiungere delle cose, però una cosetta sull'ombra che volevo dire è che secoli dei secoli l'ombra è stata proiettata all'esterno anche come male, no? Il demonio che vive comunque fuori dal bene, fuori dall'io, nero, fuori dal bianco, sempre l'altro. Quindi riuscire a integrarlo, e non sempre integrabile, perché non tutto il male, non tutto l'altro è integrabile in noi, ma riconoscerlo come opposto e mettersi in relazione è veramente l'obiettivo della nostra esistenza, di quello che per Jung è il processo, la via dell'individuazione, che per i pazienti psichiatrici è sicuramente difficilissimo. Quindi il lavoro che è stato fatto in questo libro è davvero speciale, secondo quello che vedo, che ho visto, insomma, nella mia esperienza professionale. Quindi questo diavolo, no, che ha ricevuto una carica energetica, lipidica, massima potenza, riuscire a tradurre in parole e farlo parlare. E poi la cosa sul limite, magari, che avevo accennato anche a te, lo posso dire dopo, quando una riflessione sul limite, per cui mi discosto un po' dal prefattore del libro, cioè volevo aggiungere qualcosa, ma lo faccio dopo che abbiamo magari. Grazie Valeria, grazie per questa tua introduzione. Cinzia, vuoi aggiungere qualcosa su quella che è stata questa esperienza? Allora, con la legge Basaglia, ormai di antica data, la chiusura del manicomio ha comportato, o avrebbe dovuto comportare, l'apertura di strutture alternative. Il centro diurno era una di queste, ipotizzate da Basaglia, ed è una struttura intermedia. Intermedia nel senso che è non un luogo di chiusura, è un luogo di transito dove il paziente arriva, magari da una situazione di grande cronicità, di grande ritiro, fa un percorso di riabilitazione appunto, per poi poter di nuovo reintegrarsi nell'ambito sociale. Questo nell'ideale, poi che nella realtà questo si verifichi, da dimostrare. E comunque è una struttura appunto intermedia che a Roma, ad esempio nell'esperienza romana, ha avuto una grande fortuna perché riesce ad avere la sovvenzione economica dal Comune. Il Comune di Roma finanzia tutti i centri diurni, che a Roma sono 48. Senza di questo credo che noi non saremmo andati da nessuna parte, perché pur essendo una struttura sanitaria, quindi avrebbe dovuto avere finanziamenti ASL, questo non è mai accaduto. L'ASL si limita a fornire la struttura materiale, quindi proprio il luogo,
e gli operatori sanitari. Gli operatori sanitari che sono appunto un responsabile, che di solito è uno psicologo, abbiamo degli infermieri, sempre meno, e questo qui nei laboratori è fondamentale proprio perché tramite loro si riesce ad avere un approccio che svuota da questo stato di ritiro e ridare la speranza, ridare la possibilità a chi non ne vuole più sapere di entrare in contatto con la realtà. Ed è un lavoro, vi assicuro, durissimo, perché in questo periodo, ad esempio, che non abbiamo la possibilità di utilizzare i laboratori, che abbiamo un problema economico appunto con il comune, i pazienti stanno gradualmente ritornando nella loro fase di scarsa socializzazione, pur essendo un gruppo ormai di antica data, noi siamo insieme da tantissimi anni, io mi occupo di centri di cura dal 1988, quindi non è sempre questo stato, questo gruppo, però il centro è sempre stato lo stesso. Però sto assistendo a questo graduale ritorno a uno stato di passivizzazione. È solo attraverso lo stimolo continuo, il proporre delle cose che possono interessare, che possono coinvolgere le persone, che noi riusciamo a mantenerli uniti. Il centro diurno è un luogo all'interno del quale appunto vi sono questa parte, diciamo, più clinica, che è rappresentata dai colloqui, dai gruppi e dall'intervento proprio farmacologico. Sono tutti pazienti molto gravi, con una diagnosi di psicosi, insomma, schizofrenica, con una lunghissima storia di malattia. Io un tempo dicevo sempre che mi rimandavano dopo che erano andati a Lourdes, dopo che non hanno ricevuto la grazia, quando invece la letteratura internazionale in ambito psichiatrico dice che dopo 10 anni poco si può fare con questi pazienti. A me arrivano dopo 10, 15, 20 anni. E infatti secondo me questo va un po' sfatato, perché l'impegno, il parlare, il mettersi in relazione con il paziente in un modo paritario, restituendo quindi il ruolo di cittadinanza a persone che l'hanno perduta, perché voi sapete che con il paradigma dello stigma psichiatrico, che è una cosa da cui cerchiamo insomma di emanciparsi da tutta la vita, perché molta difficoltà ci riusciamo. C'è ancora questo vissuto del paziente come qualcosa di pericoloso, di qualcosa che va immaginato, che non si vive, è un'umanità che certo non riescono a far emergere proprio per i problemi che dicevo prima, ma che difficilmente ritroviamo nei cosiddetti sani. Io mi occupo appunto di questo centro da moltissimo tempo e si avvicina, ahimè, il momento della mia andata in pensione, che dovrebbe essere tra 2 anni. E il mio problema è: come farò a non andare tutte le mattine in questo posto dove, quando io entro, il saluto che mi danno mi fa sentire la Madonna? Questa è una preoccupazione che ormai da qualche tempo mi assilla, perché vedere nei loro occhi proprio la considerazione, l'affetto, un grandissimo affetto che nutrono nei miei confronti, è qualcosa di impagabile. Tornerò con volontaria, già mi sto preparando il terreno. I laboratori che si svolgono appunto nel centro di uno che dirigo sono di vario genere. Abbiamo un laboratorio di foto audio video all'interno del quale i pazienti con un maestro d'arte realizzano dei video. Ne abbiamo realizzato uno 2 anni fa, tratto da un lavoro di dato che era la prigione. E adesso stanno finendo di realizzare un secondo lavoro di dato, che è il Mille Scloriosus, tradotto, diciamo, in romanesco, perché il fratello di un paziente aveva fatto questa cosa di tradurre appunto il Mille in romanesco, ed è stato appunto adattato per i pazienti. I pazienti, oltre a recitarlo, svolgono anche una funzione, diciamo, tecnica, quindi hanno imparato a come realizzarlo proprio fisicamente attraverso degli strumenti, non vi dico come artigianali, ma che comunque hanno portato a un buon risultato. Accanto a questo laboratorio abbiamo il laboratorio di Mosaico, che ci ha dato una grandissima soddisfazione, perché nel mese di novembre abbiamo realizzato un grandissimo pannello
fatto appunto con il mosaico e realizzato nel corso di 2 anni, che produce un quadro di Brampolini. Brampolini è un artista futurista e contemporaneo dei 2 architetti che hanno creato a Roma, nella piazza appunto Piazza Bologna, che è nel quartiere dove sta il centro, un importante edificio che è l'edificio delle poste, che viene citato anche in molti libri di architettura. Quindi abbiamo creato questa simmetria tra l'architettura e questo grande quadro di Brampolini. È stato un lavoro improbo, nato dalla collaborazione con un centro anziani che è prospiciente al centro, con il quale abbiamo una joint venture, e il Decoro Urbano, che è un'associazione di quartiere che si è presentato un giorno da me e mi ha detto: senta, noi vorremmo fare questa cosa, lei che ne pensa? Io ho assolutamente accettato questa sfida, perché di sfida si è trattata, e finalmente siamo arrivati a raggiungere. Perché solo attraverso questo percorso il paziente si inserisce in una situazione di normalità in cui c'è bisogno di una progressione delle azioni. Perché il problema del paziente psichiatrico spesso è questa indefinitezza del tempo e dello spazio. Invece creare una cornice terapeutica all'interno della quale il paziente sa che a quest'ora succede questo, solo l'ora successiva bisogna fare quest'altro. Questo crea una strutturazione della vita, cosa che spesso i nostri pazienti hanno perduto. Un altro laboratorio interessante è quello dell'arte del recupero, in cui attraverso oggetti in disuso che non utilizza più, si riesce a trasformare e a creare delle cose. Abbiamo anche un laboratorio di cucito che ha realizzato, ad esempio, gli abiti di scena di questi video che si stanno realizzando. Il laboratorio di botanica è quello che, in collaborazione appunto con il centro anziani, ha creato questo polpetto che riesce a realizzare ad esempio un orto in comune appunto con queste persone, i cui prodotti poi vengono utilizzati all'interno del centro. L'assistere alla crescita di una pianta è qualcosa di molto importante, proprio per quelle cose che vi dicevo, della progressiva realizzazione di un nostro intervento su qualcosa. In questo caso appunto sulla crescita dei pomodori. Sembrerà banale, ma è una grande soddisfazione quando alla fine dell'estate abbiamo fatto una grande mangiata di caprese con i nostri. Il laboratorio, appunto, il oggetto di oggi è il laboratorio di poesie e onde. Nasce da 3 anni fa con un'esperienza molto bella che è stata la realizzazione di uno spettacolo, appunto, di teatro delle onde. Il successo di questa cosa deriva soprattutto dal fatto che il paziente, proprio per quella cosa che dicevo dello stigma psichiatrico e quindi la tendenza all'emarginazione, spesso non vuole comparire, non vuole essere identificato la persona con la diagnosi, e quindi la possibilità di stare su un palcoscenico dietro uno schermo fa sì che la persona si senta molto più libera. Ed è stato uno spettacolo molto bello. Si trattava del mito del Minotauro, ed è stato appunto realizzato da Alexandra con pazienti e con tre ballerini eccezionali, e c'è stata questa piena sintonia tra appunto questi ballerini e i pazienti, che non si sono minimamente sentiti in imbarazzo nel confronto della chiesa. Il laboratorio invece di quest'anno, questo è appunto alla produzione di questo libro di poesie, nasce proprio dalla globalità, dall'intenzionalità di creare qualcosa insieme. Ogni poesia nasce dalla partecipazione di un'idea iniziale, poi lo spiegherà bene Alexandra, a cui poi progressivamente tutti gli altri hanno portato il loro contributo in termini proprio di vissuto personale rispetto a quell'input che è stato lanciato da uno di noi. Lei mi parlava prima di una poesia che le è piaciuta molto, è la poesia dei sogni. Un argomento così prosaico sembra impossibile che si possa tradurre in poesia.
quello che colpisce nella persona che ha dato l'input. È una persona di una fragilità, di una sensibilità incredibile, che io conosco da moltissimi anni, da più di 30. È una signora con una diagnosi adesso di psicosi, di schizofrenia residuale, ma che nasce invece con un grosso problema di anoressia. E nel corso del tempo io l'ho sempre vista, prima in ambulatorio e poi, anni, me l'hanno mandata al centro di uno. È una persona fragilissima che non parla, o se parla parla con uno stato di intermittenza. Sì, a volte parla poi smettendo. Le parole per lei sono veramente qualcosa di molto, molto difficile. Ha un'insicurezza di fondo che veramente colpisce. E invece un giorno abbiamo un lavoratore anche di cucina. Ha detto io oggi faccio i supplì. E siamo tutti rimasti molto interdetti e vi assicuro, io non ho mai mangiato un supplì migliore di quello. Ne ha fatti 50. Lei che per fare una cosa ci mette secoli, ci ripensa, la distrugge, poi lì è andata così sicura in questa cosa che io mi sono meravigliata. E parlando con la figlia che la deve venuta ad accompagnare, mi ha chiesto di un'idea, ma che è sta storia dei suoi figli? Cioè, ma perché non lo so, mia madre è un'esperta, li ha sempre fatti e noi li abbiamo sempre adorati. Adesso purtroppo questa persona sta un pochino peggio, non riesce più a venire al centro e quindi quando viene in ambulatorio appunto per le visite di controllo io mi faccio avvertire che vado a salutarlo e gli dico sempre Anna mi raccomando noi aspettiamo i famosi supplì. E lei che ha degli occhi enormi da cerbiata, dolcissimi, cioè, si riaccende un barlume di luce e di speranza. Parlare anche troppo, fermate perché potrei parlare perché la mia esperienza è internale. Certo. Grazie Cinzia, se per aver servito tutta la 25, nel senso che hanno partecipato tutti a questa esperienza. Certo, sì. L'esperienza, un'esperienza lunga nel tempo e soprattutto nel giorno. Ma forse mi sentite, vero? Ho sentito che si sente, facendo teatro ho imparato a usare la voce. Intanto vorrei ringraziare te Sergio perché ci hai offerto lo spazio, lo spazio è importantissimo lo spazio. Noi, come dice James Hillman, facciamo anima, c'è un luogo dove noi possiamo entrare e creare insieme. Il centro diurno è un luogo dove noi abbiamo potuto creare questo, non il libro, ma un'esperienza. L'esperienza che poi si può dire che si cristallizza piano piano in un libro, ma è un'esperienza lunga questa di conoscenza, perché ogni esperienza, ogni colloquio, bellissimi libri, vi invito a leggere qualcosa di Eugenio Borgna, quando dice noi siamo un colloquio, dunque nel colloquio noi riusciamo a realizzarci e nel colloquio noi riusciamo a cambiare, a modificarci, se il colloquio riesce ad essere tale. Dunque, in questo e tanti altri lavori che abbiamo fatto, abbiamo potuto farli perché c'era l'ambiente e l'ambiente, nell'ambiente fanno parte proprio tutte le persone, come Cinzia Lamarra, che quando io l'anno scorso mi sono avvicinata un'altra volta lì perché facciamo un dialogo, io lei così, e ho detto, senti, io ho pensato, questo dobbiamo realizzare qualcosa di tangibile per questi utenti, che avendo una data in mente
per arrivarci. Noi siamo sempre arrivati a fare, prendere i miti che sono stati estremamente interessati ai miti che noi abbiamo trattato. L'ultimo, che era quella sulla morte, che è un argomento doloroso, importante, che noi tutti fuggiamo, particolarmente alcuni di loro non vogliono sapere della morte. Però tramite il mito, che tu hai accennato prima, il mito, con Orfeo e Euridice si è trattato l'amore coniugale. Cosa è l'amore? Cosa vuol dire la morte? E quanto avviene la morte per qualcuno? È una cosa che facciamo tutti insieme, è uno sviluppo, è un'opera. Non è un'opera fatta perché qualcuno deve guarire o perché uno deve occupare il suo tempo, ma è un'opera, una costruzione come Sublì. Con Anna, che mi sta sempre accanto, perché noi abbiamo un grande tavolo, che stiamo lì, e Anna che mi nutre. E quando parla, lei scatta, parla e poi si siede, e poi parla e si dimentica quello che dice, e poi dice scusa, non sono dimenticata, e lui dice non importa, lo seguiremo dopo. Oppure parte e gli dico, io non so niente, dice sempre, e gli dico, ma non è possibile, tu sai cucinare qualcosa? Sì, so fare i supplì. Come li fai i supplì? E come li cucini i supplì? Prendo nota, prendo la ricetta e comincia. I figli miei sono 5, accarezzati con amore lavati e nutriti. La TV canta stornelli romani, canticchio la vita, la cerco in 5 pugni di riso, li tengo stretti. Giro, vi giro, Madonna mia, fammi vedere l'anima mia. La fiamma bella cortina riscalda, 5 minuti ancora e l'olio fa saltare. La vita mia tutta mi fa pensare, nel mentre giro il riso nell'acqua spira. Sbatto le uova, mescolo, faccio stringere. Giro, giro, qualcuno fuori chiama? Qualcuno non sa. Giro e rigiro finché riviene il riso. Mi affretto e butto a velo il formaggio. La TV canta canzoni romane. La voce che chiama, la fiamma che lecca. Miracolo le lacrime, miracolo la TV. I figli sono 5. Resto ad aspettare il loro arrivo. Sono pronti su lì. Grazie a Marco, Mario, Massimo, Michele, Mirella, Miriam, Nadia, Paola, Paolo, Raffaele, Rossi, Rosi, Sandro, Tania, Virgilio e io. Tutti insieme. Ognuna di queste poesie è fatta in modo corale. Noi abbiamo Grazia, che è una persona estremamente problematica, colta, con la sensibilità proprio della parola, che con lei ha il vocabolario, lei ha detta il vocabolario, quando c'è. Per me, che io amo estremamente il vocabolario e le parole, riuscire a trasmettere questo amore nello scavo, nel capire, no, l'etimologia della parola, perché capendo la parola si comincia a far pensiero, il pensiero proprio, non il pensiero altrui, perché di solito queste persone, come noi d'altronde spesso, non parliamo di qualcosa che pensiamo, ma trasmettiamo qualcosa che ci hanno detto, che ha sentito in televisione o lì dove sono sicura che non mi prendono in giro, per esempio, no? Dunque per loro devono trovare dei pensieri per dire agli altri, sicuri, che non pensano che siano matti, che non pensino che è sbagliato quello che dicono loro. E dunque, di conseguenza, parlando di supplì,
un giorno ho detto a questo punto dobbiamo fare sublime insieme. E allora ci siamo messi con Anna al centro di fare una quantità, perché poi abbiamo sbagliato i dosi, ed è venuta una quantità che ciascuno ha portato pure a casa sua, così. Ma è questo. È come una sedia da sedere, che la trovo così. Allora, amici, qualcuno deve capire a che cosa può servire una sedia messa così. Qualcuno deve capire che deve girare la sedia per poterla utilizzare. Se no, se la utilizza così, non ha appunto nessuna utilità. E qui arriviamo, questo libro ha un'immagine che è il nostro taccuino. Nostro taccuino, che c'è la prima poesia che abbiamo fatto il 23 febbraio 2016. Andar per mare, perché noi siamo andati in alto mare con questo laboratorio. Siamo andati nell'alto mare, piano piano abbiamo perso la costa, perché la paura è sempre di perdere la costa e andare nel profondo. Abbiamo perso la costa e siamo andati nel profondo. E bisogna dare sempre la consapevolezza che si può tornare indietro. Andar per mare, con una mano sulla spalla, sentire mancare la terra nel cuore dopo anni, resta forte l'amore della sorella. Qui sono delle immagini che sono venute fuori da quello che è la vita e quello che rimane dalla vita, perché quelle persone così stanno insieme, si cerca di dire che ogni cosa è importante. Questo bicchiere di plastica è importante, come se questa bottiglia, questo libro, tutto, il buio è bello quando è bella la luce, e si dà significato alla luce perché c'è il buio, l'ombra viene fuori per un gioco di luce e di ombre, in modo da farli amare i minuti che passano, perché la noia è questa. Quando uno passa i minuti, e ogni minuto gli sembra uguale all'altro, quando passa i giorni, ogni giorno è uguale all'altro, allora si perde il significato della vita. Bisogna ridare questo significato alla vita. Noi spesso lì giriamo per le stanze del centro per vedere delle cose e parlare di queste cose, oppure uscire nel giardino, c'è un giardino dove si vedono le foglie, per esempio, dove arriva un raggio di luce sulla foglia, e allora si comincia a vedere qualcosa che altrimenti l'occhio passa su e non la vede. L'importanza della foglia, l'importanza dell'ombrico che sta sotto ma non si vede, magari, no? Un mondo visto non conosciuto. Le ombre, c'è una bellissima poesia sulle ombre che salgono sui muri, per esempio, ma quello che sale sui muri è la tua immagine, no, che cammina sul muro, e dunque è di imparare a non avere praticamente la paura dell'ombra. Ma poi ci sono dei problemi che riguardano l'amore. Quello che diceva Cinzia prima, che c'è un modo di sentirsi proprio malati. C'è il fatto che mentre la psichiatria, una certa psichiatria, dice, Mario Turchino ha scritto una cosa bellissima a proposito, che questa non è una malattia, la follia non è mica una malattia, è una condizione umana, e uno stato civile deve poter accettare tutti gli esseri umani, quelli che sono in un modo e quelli che sono in un altro. Perché quando, ecco, Basaglia è entrato negli ospedali, lui dice, non ha trovato più esseri umani negli ospedali, ma malati. Perché siccome queste persone, che chiamiamo folli, diventano irrazionali, l'irrazionalità è condannata in qualche modo, dunque si mandano all'ospedale. Quando mandi qualcuno
all'ospedale, mandi uno che non è folle, ma ne uno che è malato. E dunque c'è uno status di malato, di malattia. E dunque voi dovete capire che queste persone, soprattutto queste donne, parliamo di donne che hanno 40, 50, 60 anni qua, sono intoccabili, perché nessuno li tocca, perché i malati non si toccano. Noi abbiamo tutti un bel centro, io come entro, ci sono tutti, io sono proprio l'amante, perché io devo abbracciare tutti, devo carezzare tutti, mi carezzano, mi toccano, perché c'è una trasmissione dal toccare l'altro, no? Che è l'amore, ma soprattutto per dire tu mi accetti prima di tutto e poi tu mi vuoi bene, io conto per te. Queste cose vengono fuori, per esempio, in molte poesie. Una di quelle poesie che è su un attimo, su qualcosa che accade, che una cosa che, mentre accade lo dimentichi pure perché è veramente insignificante. Era un giorno che stavamo in un altro luogo, perché era in ristrutturazione il centro, io davo le spalle alla porta e qualcuno l'ha aperta la porta, io ho guardato dietro, lui si è scusato, si è sbagliato ed è uscito. Era d'inverno, lui entrò di spalle, gli fece strada un profumo indefinito, col passo indeciso, aranci e limoni si aprirono, balbettò un mezzo saluto e guardando in basso, nell'ombra, indietreggiò. Dunque era uno di quelle poesie per dire niente è insignificante, niente deve passare inosservato. E mentre si parla di questo evento così singolo, questo avvenimento, bisogna scavare e vedere come si comporta una persona, il suo disagio, quando entra dentro un luogo e non conosce o ha sbagliato, tutti gli occhi delle molte persone che stanno lì ti stanno a guardare. Come si presenta questo disagio? E allora, anche per far capire che il disagio non è solo una cosa negativa, ma è una cosa normale, che le persone, quando hanno il disagio, possono creare qualcos'altro. Quello della scissione della personalità, dicevamo prima, non sono colui che vedete. Raramente sono io a parlarvi, spesso guida quell'altro, la vita guida, senza mani sul manubrio, vede il mondo in un'altra velocità, non mi ascolta mai, è veramente diverso da me, parla senza chiedermi il permesso e ride sganasciato, lui, non so come farlo sloggiare davvero. Lui, l'abusivo, lo sboccato, il cattivo, il sadico, lui che fischia di notte prepotente, riempie le orecchie di parolacce, davvero vi dico, non sono lui. La persona che c'è in me sta per aria, guarda dall'alto, guarda e si dondola, e io lo supplico che mi lasci vivere. Questo appunto è fatto dopo un'analisi che si fa tutti insieme, mai a tu per tu, tutti insieme. Fare una cosa simile è una cosa veramente terapeutica, non solo la terapia del gruppo, ma per tutti, per me, perché cominci a capire che l'altro che ti sta accanto ti capisce, tu parli e ti capisce, e patisce. L'empatia è poter patire con l'altro per qualcosa che non capita a te, ma capita all'altro. Dunque, questi sentimenti, dai quali sentimenti la società dove viviamo si è spogliata,
alla fine le persone non riescono ad entrare in un contesto e sentirsi che c'è una certa empatia, che c'è l'altro che lo capisce, anche se viene con due con le scarpe di colore diverso, no? C'è niente da ridere, non c'è niente da fare. E che quando lo fa un grande poeta, ma quello è un artista, ma quando lo fa un'altra persona, ma quello è un matto. Allora, questo bisogna anche dare una certa dimensione, consapevolezza della situazione. Dammi i tuoi occhi, dammi luccichi della bufera, spade e rasoi, dei fulmini, dammi la paura, dammi, dammi senza chiedere, dammi quel che non oso nel balbettio pronunciare. Il pane si offre, non si chiede. Io ringrazio in questo prima di tutto Diana. Conoscere Diana è stato per me una tappa nella mia vita, perché lei concretizza questo. Concretizza vorrebbe dire che quando io le telefono di notte, nessuno, perché ci sentiamo verso quell'ora perché siamo da frati tutto il giorno. E c'è tipo... la fila, è una. Allora gli dico, guarda che ho in mente di fare questo. Voi potete capire il piacere dall'altra parte quando lui sta a chiedere spiegazioni, perché di solito te lo fanno parlare tardi. Ma no, ma non si può fare, ma non c'è tempo, ma come, non è vendibile, ma che roba è questa? E si comincia, e tu devi sempre spiegarti, devi giustificarti, devi perdere tempo, no? E devi sentirti sempre indifeso. Invece lei ti difende, difende subito la tua idea, no? Di incoraggia addirittura. Quanti tempi comincia subito? E poi lo facciamo, com'è? Dunque questo dà una spinta, una fiducia soprattutto all'altro per poter operare e fare. Dunque per fare un libro non c'è solo un autore, ma ci sono una serie di persone tutte accanto e tutte insieme per realizzare i libri poi che noi leggiamo. Ora dipende sempre dall'editore e dal curatore naturalmente, e io conosco l'editore che è un'ottima persona. Per dirvi, nel 2015 noi abbiamo fatto un evento a Milano e l'editore della Vita Felice è venuto col motorino suo e ha portato i pannelli perché non c'era tempo e perché non riuscivamo a farli. Perché a Roma c'è stato uno sciopero e io sono arrivata proprio senza i manifesti. E lui è venuto, mi ha detto, non ti preoccupare, li faccio fare io, le faccio stampare, li porto io stesso. Ecco, questo ti dà la forza per poter creare, per venire qui questa sera. Abbiamo fatto chilometri da Roma a venire qui e partiamo domani mattina e andiamo indietro, felici per trovare lei, felici per trovare voi, felici per portare tutte queste persone che non sono solo nomi. Grazie. Grazie. La sponda, io a volte mi sento lontano dalla sponda, anch'io. Un'altra cosa che mi ha colpito è l'immagine che sono entro degli occhi e mi è venuto in mente il teatro indonesiano, quello delle ombre cinesi, eccetera. Forse l'uomo molto tempo prima di noi ha capito la vera sostanza dell'anima, dell'uomo. E poi la pazzia. Mi chiedevo pochi secondi fa se il cosiddetto folle non sia in effetti nient'altro che un uomo senza maschera. Diamo un altro intervento. Sì. Allora io vi volevo ringraziare per questa raccolta che avete fatto e devo darvi un rimando anche a un cosa significativo. Io sono un utente dei servizi di salute mentale, che nella mia adolescenza, insomma, anche una crisi mia personale è entrata a far parte di molte tematiche, in qualche modo hanno un po'
livello, una diagnosi di personalità schizofrenica. Faccio parte di un'associazione da quasi 10-12 anni che un po' similmente è un centro di uno, anche se magari non con tutte le iniziative da parte di voi, però opera con le relazioni, i gruppi, in qualche modo, la parola e la poesia. Con anche altre associazioni, da un po' di anni a questa parte, abbiamo anche una rete informale che in qualche modo portiamo le nostre poesie in giro, le reclamiamo anche, che si chiama Circolo Poetico Urbano Orfeo. Circolo Poetico Urbano Orfeo. È una rete molto informale, quindi non è nulla di ufficiale, ma ci sono diverse associazioni in Torino che fanno parte di questa rete. Abbiamo collaborato anche in alcune occasioni con loro di Fonda Larga, ricevendo la newsletter anche di Lombroso 16, insomma, mi ha subito incuriosito questo evento e in qualche modo ho voluto partecipare. Volevo per conto ringraziarvi perché siamo sulla stessa linea e continuate così. Grazie. Dico due parole forse devi aggiungere tu su questo. Sì, quello che hai detto non so il tuo nome. Non l'ho detto, scusate, mi chiamo Enea. Enea, di Mimi e di cose. Va benissimo Enea. Il tuo discorso continua con il nostro. C'è una cosa da non dimenticare mai, che la salute è qualcosa che c'è o non c'è. Cioè, noi siccome siamo sempre in cambiamento, noi siamo consapevoli che lo status di oggi può non continuare domani, per qualsiasi motivo. E fra tanti disagi e malattie che ci sono le malattie cosiddette nervose, mentali, o non solo del soma, del corpo, e dunque vanno preso per quelle che sono queste malattie, che possono essere naturalmente transitorie, perché sono successe determinate cose nella vita che diventano insopportabili, il corpo non può, nemmeno l'anima può sopportarli, dunque c'è uno scoppio in qualche modo della persona, ed è quello che dicevamo, bisogna cercare in vari modi i medici con, o i psichiatri con medicine o non, ci sono dei psichiatri che sono contrari ai medicinali per questo tipo proprio di malattia che hai denunciato tu, o per le ansie per esempio, perché bisogna prima capire la fonte dell'ansia e vedere di smascherarla semplicemente. Ma intuire, sentiamo un psicologo che tanto è per poter parlare meglio. Per il teatro delle ombre che ho adoperato io, ho cominciato proprio col teatro delle ombre, quello che faccio, e poi piano piano era per farli uscire dallo schermo, perché sapete come si fa il teatro delle ombre? C'è come un panneccio davanti, io mi metto dietro e con delle stanchette muovo delle figure, però io parlo e dico quello che la figura dice, dunque parlo per interposta persona. E io a me non ho meno paura, prima perché non parlo io, ma il personaggio che parla, secondo perché chi vede non vede me, ma è appunto questa figura che si muove che vede. E allora io sono contemporaneamente demiurgo, curo una regia, ma non sono visibile e non posso essere attaccabile. Abbiamo cominciato noi proprio con figure cipriote. Io sono cipriota, non so se vi ho detto, di origine, e sono anche presidente dell'Associazione dei Ciprioti in Italia. Ho usato questo perché era la mia esperienza, dopo riflessioni che potevano andare bene sia per l'età evolutiva, quando il ragazzo scoppia e non riesce a misurare le proprie forze e a capire il bene e il male, gli si danno due figure in male, una positiva, una negativa, in modo che interagendo, no, sullo schermo queste due figure,
io devo dare la voce all'uno e all'altro. E quando io sono un rabbioso, io devo dare una certa voce a uno, invece se sono una persona calma e buona, io devo cambiare. Ed è un modo per capire senza essere didascalici, perché le persone non hanno bisogno di una didascalia, prima di tutto hanno bisogno di esempio. Spesso mancano gli esempi, mancano gli esempi in casa o fuori casa. Allora, non vorrei farla lunga, questo è stato, come dicevi tu, l'esempio che mi ha scritto. Allora, immagino che per chi volesse acquistare il libro c'è la possibilità di farlo. Grazie. Noi ringraziamo Alessandra Zambà, Angela Bianchi Miranda, Cinzia Lamarra, Diana Battaglia, ma insomma, l'ho già detto. Questo libro, così, che è terribile, dove ci sono dei saggi dentro sul laboratorio, di come funziona, eccetera, è stato proprio pagato da noi. Dunque, quando comprate questo libro, qualcosa che vi resta nel cuore, vi resta a casa, anzi è un libro che bisogna metterlo dappertutto, lasciatelo in cucina, lasciatelo nella sala da pranzo, dunque lasciatelo davanti alla televisione perché qualcuno passa a prenderlo e legge. Grazie ancora. Grazie ancora a tutti voi, questo è stato anche per voi, stiamo parlando di periferia letterale, per chi volesse avvicinarsi qualcosa. Esatto. Grazie a tutti, per chi vuole può anche scrivere per l'Imperia Letteraria. Siamo sempre qui, abbiamo il